siamo tutti uguali? No. Siamo uguali con le generazioni vecchie, passate o future? No. Siamo totalmente persone diverse, con input ricevuti diversi, con traumi diversi, traumi generazionali diversi. Quindi il titolo di questo video è significativo, perché voglio passarti un concetto che è super importante nella vendita, super importante nella negoziazione, super importante per aprire il tuo business e le tue cose in altri stati, in altri paesi, super importante per espandere anche il tuo modo di comunicare su altri livelli, altri segmenti della popolazione, perché inizierai il tuo personal branding parlando a un certo pubblico, continuerai sempre parlando in quel pubblico, ma in quel pubblico ci sono persone di diversa età, con diversi bisogni, diverse paure, diverse credenze. E quindi il fatto di conoscere, vecchio mio, che le generazioni diverse portano con sé cose diverse e quindi hanno necessità comunicative diverse, sono come delle tribù, no? Perché si parla poi di tribù, parla la tua tribù nel marketing. Questo è importantissimo da capire, e oggi ti do degli esempi pratici su perché questo è più realtà di quanto credi, e ti aiuterà tantissimo a analizzare, a metterti nei panni delle altre persone, ad adattare il tuo modo di lavorare, di comunicare, di negoziare, insomma tutto quello che è con persone di altri target. Perché se tu davvero vuoi diventare una persona di alto livello, devi imparare ad adattarti perfettamente alle persone. E ecco perché, uno dei motivi in più, bisogna imparare a viaggiare e ad acculturarsi. La realtà è che se tu volessi, tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile. Per cosa guadagni questi soldi? Per chi guadagni questi soldi? Due ragioni: viaggiare ti permette di vedere altre culture, di capire che il bianco non è diverso dal nero, il grigio dal giallo, cioè siamo persone uguali tutte quante, quindi ti toglie la xenofobia, ti toglie anche la misoginia, no? Vedendo come le donne sono state trattate in altri paesi, ti fa riflettere, ti fa avere delle informazioni, ti toglie ovviamente il razzismo. Io non capisco come la gente ancora oggi possa essere razzista e queste cose. L'altra cosa che fa è l'acculturarsi, il conoscere la storia degli esseri umani, il conoscere la storia dei paesi. Io tutte le volte che vado in Spagna, tutte le volte che vado in Sud America, in Nord America, che vado all'estero, che vado all'est, in Africa, vado a studiare la storia. Che storia ha la Tunisia? Che storia ha questo paese? Chi lo governa? Qual è la forma politica governativa? Quali sono i traumi delle persone che sono vissute qua? Perché? Perché tutto questo fa. E oggi ti spiegherò il perché. Parliamo per esempio della generazione precedente alla mia, no? Quindi una generazione, tu conta che circa a livello storico si calcolano 33 anni più o meno. Questo è il ciclo più o meno generazionale che viene considerato, quindi in 100 anni, 3 generazioni. La generazione scorsa è nata con l'idea del posto fisso, è nata con l'idea della laurea, cioè per loro sì che era importante la laurea, per noi è un altro mondo. Ma non possiamo aspettarci che la gente della scorsa generazione capisca, dopo essere stata impressa nella loro mente questa cosa della laurea per XXX anni, con anche dimostrazioni reali che funziona, tra virgolette, che loro ci capiscono. La laurea, il posto fisso, tu immaginati che generazioni passate hanno vissuto le guerre, ma tu sai quanto imprime nella mente di una persona la guerra? Viceversa, le persone che nascono oggi pensano che il mondo non avrà mai guerre, perché nascono in Italia, dove non vedono una guerra. Quando poi invece inizi a studiare l'essere umano, studiare il mondo, studiare la storia, acculturarti, viaggiare, vedere anche paesi in cui ci sono guerre e uscire dal semplice o internet o Instagram, posso vivere la vita felice perché ho il cibo, e no, inizi ad ampliare la tua consapevolezza e vivere nel mondo, inizierai a capire delle dinamiche molto diverse. Ragioniamo infatti sul fattore del lavoro online. Come si può pensare che magari tuo padre, se sei un figlio, o comunque tuo nonno, comunque qualcuno che è della scorsa generazione, accetti 100% e ti possa dare dei buoni consigli su un mondo che lui non conosce? Tu non devi aspettarti che lui lo conosca, tu non devi aspettarti che possa darti dei consigli, poi te li darà lo stesso, ma sappi che probabilmente non sono consigli corretti. Immaginati per esempio un altro fattore, no? Il fatto del conoscere le generazioni, conoscere la storia degli esseri umani. Già solo la quantità di voli aerei che tu puoi prendere è impressionante, la facilità con cui tu puoi viaggiare e capire cosa c'è dall'altra parte del mondo è impressionante. Quindi anche oggi per me non ci sono scuse se una persona deve avere una visione più a 360 gradi. Prendi e viaggia. Ma costa tanto. Non è vero, non costa tanto. Ci sono i Flixbus oggi, quindi non è vero che costa tanto. Puoi fare quello che vuoi. Oggi la possibilità di crescita dell'essere umano, la possibilità di avere dei referenti esterni, la possibilità di collegarti e ricevere training gratuiti online in tutte le lingue, in tutto il mondo, su YouTube. Ma tu ti rendi conto che questa è una roba generazionale che la gente di 50 anni fa non può riuscire a capire bene quanto la capisci tu? La globalizzazione, quanto è devastante. Il fatto che tu abbia i social media, quanto sono devastanti. Quindi studiare le generazioni diverse fa
tanto qualcosa di importante. Immaginati che oggi tu puoi ricevere una chiamata da tua madre se per 3 ore non le rispondi al messaggio. Questo fa nascere le nuove generazioni con una normalità totalmente diversa da 50 anni fa, dove 50 anni fa le persone prendevano il motorino di notte, tornavano la mattina successiva e la madre e il padre non potevano chiamare il figlio. Zero stress, i genitori di fondo avevano meno preoccupazione intrinseca dentro di loro. Cazzo, quanto è curiosa questa cosa, prova a pensarci, quanto è curioso il fatto che proprio ci siano credenze diverse, modi di vivere diversi, abitudini diverse, abitudini alimentari diverse. Immaginati come sarà il mondo tra 50 anni, ma tu ci provi a pensare? Imbarazzante. Immaginati per esempio oggi come è cambiato il concetto di sconosciuto. Oggi noi viviamo a contatto con gli sconosciuti, prendiamo like da sconosciuti, diamo like a sconosciuti, rimorchiamo sconosciuti, possiamo chattare con sconosciuti, uomini e donne in tutto il mondo. Questo era assolutamente fuori dalla norma anni anni fa. Infatti i nostri genitori ci insegnano: non parlare con gli sconosciuti, se ti danno le caramelle mi raccomando non salire in macchina. Oggi il mondo si è ribaltato su un altro aspetto, che è questo qui. Insomma, il sunto di questo video, per andare in conclusione, perché come sempre ci sono un sacco di esempi, ci tengo a farti gli esempi perché voglio sempre darti un riscontro pratico, no? Affinché tu possa dire: ah però è vero, non ci avevo pensato. Perché se lo porti su una miriade di cose, dal tabù del sesso, dal tabù dei soldi, dal tabù dei rapper, la musica, immaginati la musica che ascoltavano loro, la musica che ascolti tu, i valori che avevano loro, i valori che ha la società oggi, la scuola in cui andavano, quello è uguale. Se tu rifletti a fondo su questa cosa qui e capisci i pesi generazionali, le paure generazionali sono molto più radicate di quanto credi. Le storie dei paesi, le culture influenzano tantissimo anche nel business le persone che ci vivono all'interno, le credenze, i limiti geografici, non geografici, le paure, le conquiste, i traumi, le colonizzazioni, paesi colonizzati che quindi parlano due lingue invece di paesi che ne parlano una perché non sono mai stati colonizzati. Insomma, studia queste cose, informati sulla storia dell'essere umano e capisci i pesi culturali che influenzano la vita delle persone per il tuo business, per loro, per veramente poter dare utilità, impatto e contributo alla vita di più persone possibili. Buon viaggio nel giro del mondo.